a Roma Roccio di Erickson che ci ha portato qui dal centro di Roma per raccontarci le novità che ha per in prospettiva il 5G e per quelle che sono gli sperimentazioni che già oggi abbiamo cominciato, hanno cominciato un laboratorio tra l'altro a Roma per innovazioni in questo senso. Qualche parola magari per raccontare cosa stiamo vedendo qui oggi a Roma. D'accordo, allora grazie. Siamo qui a Roma, questo è il primo stop del nostro roadshow che porterà in giro per almeno per l'Europa, ma forse anche di più, molte delle nostre soluzioni e prodotti, nonché dei nostri esperti. E come vedete qui dietro di me praticamente rappresentiamo fondamentalmente quattro aree che sono l'area della network, l'IT, il media, quindi tutta la TV e le loro applicazioni e soluzioni specifiche per l'industria. Per ciascuno di questi settori abbiamo visto una demo sì. Che magari dopo mostriamo anche in questo video sì. Ai nostri lettori, che mostra le innovazioni che Erickson sta portando avanti, tra cui un'innovazione che è stata una novità che è stata lanciata sì. Oggi, che arriva al Cloud Lab che era proprio aperto qui a Roma. Esatto, diciamo il lancio del Cloud Lab che abbiamo oggi appunto eseguito è in realtà una prova della convergenza della rete e dell'IT, no? Perché il nostro Cloud Lab è un lab che vede a 360 gradi la virtualizzazione sia delle reti di telecomunicazioni, quindi quello che si chiama in gergo il telco cloud, quindi le reti degli operatori, ma prevede anche le applicazioni verso l'enterprise e quindi il mondo cloud cosiddetto privato. E è stato un investimento per noi sia in termini di hardware che di software, ma soprattutto di risorse, di competenze che abbiamo, che stiamo anche formando, però siamo diciamo, molto orgogliosi di questo perché è uno snodo che verrà utilizzato a livello non solo europeo ma anche mondiale e permette agli operatori di creare un ecosistema. Quindi l'idea è proprio questa, che sì. Le aziende che siano operatori, che siano piccole e medie imprese possono venire sì. E testare praticamente le loro idee prima di avviare il servizio del proprio. Di lanciarle in commercio. È già attivo questo laboratorio? È già attivo, abbiamo già dei clienti che però per ragioni di confidenzialità non possiamo rivelare, ma importanti operatori e aspettiamo che anche altre aziende e start-up vengano da noi a aiutarci. Molte grazie, per oggi è tutto, ci vediamo presto, telefonino.it. Arrivederci. Poi vi sto facendo vedere quello che vedo io qui, lo screencast del Google Glass e questa è la dashboard dell'operatore di control room. Ok Glass? Show it. Ok Glass? Change state. Active. Okay. Adesso ho mandato... Infatti si è in qualche modo il round icon si è dipinto di verde, l'operatore sa che c'è un operatore sul campo e lo può localizzare sulla mappa. È dotato di GPS, adesso non è localizzato più o meno a Roma. Ok, Glass, change state, support request. Adesso ho fatto una richiesta di supporto, come vedete il round icon è diventato blu, l'operatore sa che c'è un operatore che ha bisogno di aiuto. Ok, Glass, expansion. Adesso io sto installando un nuovo hardware a bordo del rack. Vi faccio vedere tramite, probabilmente, anche la mia visione. Ha individuato, mi dice qual è il pannello. Adesso l'operatore di control room già sa istantaneamente qual è il pezzo che io ho montato, dove l'ho montato e che tipologia di pezzo ha. Quindi sostanzialmente già può supportare, magari caricando su questa scheda l'opportuno manual extraction. Ok. Quello che apparirà è una serie di appliance, eccolo qui, washing machine, air conditioning, dishwasher. Io espandendo questo ogni area dico ok, lunedì la utilizzerò dalle 4 alle 13, martedì non la utilizzo e così via, per ogni appliance. A questo punto, dopo aver settato queste informazioni,
Il sistema preleverà tutte le informazioni di consumo, le fornirà all'utility e alla fine avrò una mia dashboard. Questo è una view del client che è l'utente. La mia dashboard dice che dopo n settimane di utilizzo l'accuracy del mio forecast è abbastanza scarsa, del 62%, quindi il mio sconto è del 2%. Quindi che cosa fa? E questo, diciamo, è uno svantaggio da tutte e due le parti, anche per l'energy utility, perché le informazioni che fornisco non sono utili. Di conseguenza vado nella parte optimization l'utility che fa? Mi fornisce un profilo alternativo calcolato sul consumo generico nell'area, sullo stile di utilizzo delle varie appliance e sullo mio stile di utilizzo. Quindi fa una sorta di adjustment di quello che ho fornito e me ne fornisce uno alternativo. Io sono, diciamo, libero di accettarlo, quindi in questo caso lo vado ad accettare. Una volta che l'ho accettato, lì da quel momento in poi l'utility comincerà a recuperare le informazioni e vedrà se questo nuovo profilo è attinente. A questo punto vado di nuovo nella dashboard dopo un po' di tempo di utilizzo e vedrò che il mio utilizzo sarà magari notevolmente migliorato, perché sono raggiunto il 91% e il discount è diventato dell'8%. Posso anche effettuare, ok Glass, delle checklist. Adesso mi piace la funzionalità di dashboard, che adesso vi faccio vedere. La potete vedere qui, non fa nulla, va bene così, la vediamo qui, non si trova. Questa è una checklist vocale. Verificate il cavo, ok. Posso rispondere alle varie funzionalità della mia checklist. Posso fare delle fotografie. In questo caso farò una fotografia di un'antenna, a questo punto la faccio a voi, così me la conservo. E mando queste informazioni, accetto, il sistema le sta uploadando verso il control room. Ok, e adesso, dammi un minuto, l'operatore ha già a disposizione, eccola qui, ha già a disposizione tutta la mia checklist, che adesso per comodità ho configurato soltanto con 3 domande molto semplici, e il report fotografico che serve per supportare l'operatore, il field technician che è sul campo. La partita sta incominciando a prendere e mi sento galvanizzato da quello che vedo. Troppo galvanizzato, vedete? Che cosa faccio? Vado sui social dashboard. Se avete visto prima, io nel cartellone, quello che stava sopra il campo che vi dicevo, ho una casella, ovviamente molto grande, dove posso lasciare dei messaggi. Io, essendo romanista, ho in mente già un bel messaggio che potrei lasciare, ma non voglio inferire sui persiani. Oppure, sono Detroit, ma i romanisti arrivano anche lì, non è un problema. La Roma è degli americani, quindi. Esatto, quindi. Quale meglio di questo? Oppure mi faccio riprendere dal balletto, tutte quelle cose che gli americani sono più bravi di noi. Ovviamente anche qui c'è un'opportunità, in questo caso più per il gestore dell'evento che non per l'operatore, ma questo è un discorso economico che poi viene intrapreso caso per caso, di valorizzare in maniera economica quello che viene offerto all'utenza, al cliente anzi. Tutto questo movimento mi ha messo fame o sete, a me poi viene facile, quindi ordino un panino e faccio portare un panino che ovviamente viene portato lì dove io sono seduto, e quindi ho la comodità anche di chi mi porta Coca-Cola e quant'altro. Poi abbiamo integrato altre gesture per garantire la sicurezza. C'è un accelerometro, qualora c'è un'equazione che definisce quell'accelerazione. Qualora l'accelerazione è molto brusca, probabilmente c'è stata una caduta e viene automaticamente riportato un SOS in centrale.